Allerta in Israele per una rappresaglia dopo il raid sul consolato iraniano a Damasco, nel quale sono stati uccisi alti funzionari di Teheran, chiusa l'ambasciata israeliana a Roma e in altre 30 sedi diplomatiche nel mondo. A Roma nel pomeriggio incidente tra due autobus, molta paura, almeno 7 feriti, tra cui una bambina di pochi mesi portata all'ospedale in codice rosso. Il risparmio degli italiani è al minimo storico nel 2023. Il dato Istat segnala una crescente difficoltà economica per le famiglie e il caro vita erode il potere d'acquisto. Francesco visita la parrocchia di Sant'Enrico a Roma, un'occasione per incontrare i sacerdoti e i fedeli accorsi per salutarlo. Le sue parole all'uscita. Buonasera. Tensione in Israele per le minacce iraniane, chiuse le sedi diplomatiche in diverse città del mondo e intanto il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per la quale Israele va ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e contro l'umanità commessi a Gaza. Antonio Soviero. L'ultimo venerdì del Ramadan comincia con gli agenti israeliani che sparano gas lacrimogeni sui fedeli davanti alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. La situazione torna poi tranquilla, ma è alta la tensione in Israele dopo il raid all'ambasciata di Teheran a Damasco e l'uccisione di alti funzionari iraniani. Il governo di Tel Aviv ordina la chiusura della sede diplomatica di Roma per possibili attacchi, una trentina nel mondo per lo stesso motivo. Israele ammette la responsabilità per la morte dei 7 operatori umanitari a Gaza, chiede scuse e caccia 2 ufficiali dell'esercito accusati di aver violato le regole d'ingaggio. Esamineremo con molta attenzione il rapporto di Israele sull'uccisione del team della World Central Kitchen a Gaza, assicura il segretario di Stato americano Blinken, mentre il World Central Kitchen chiede un'inchiesta indipendente. Dopo la telefonata rovente tra Biden e Netanyahu, il premier israeliano costretto ad aprire il porto di Ashdod, il valico di Erez, per far transitare maggiori aiuti per la striscia di Gaza, dove, secondo Save the Children, sono 26.000 i bambini uccisi o feriti dal 7 ottobre. Intanto, nuovo scontro ONU-governo israeliano. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite adotta una risoluzione non vincolante che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza e che venga interrotta la vendita di armi a Tel Aviv a causa del rischio che a Gaza si stia commettendo un genocidio. Una risoluzione anti-israeliana che non menziona Hamas né i suoi crimini del 7 ottobre. Questo è il commento dello Stato ebraico. Momenti di paura nella città di Oldenburg, nel nord della Germania, quando contro una porta della sinagoga sconosciuti hanno lanciato un ordigno incendiario. Non ci sono stati feriti, l'incendio è stato subito spento, ma la polizia sta cercando i responsabili. In Ucraina adesso Kiev regge il fronte con sempre maggiori difficoltà. I droni russi infatti colpiscono la città di Kharkiv. Vito De Torre. È notte fonda quando un drone piomba tra le case di Kharkiv, Ucraina. Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco e proprio mentre vengono tratti in salvo i feriti e i sopravvissuti stanno per lasciare il palazzo bombardato, suona un nuovo allarme missilistico. Questa volta i droni esplosivi colpiscono i soccorritori al lavoro. 3 vigili del fuoco muoiono sul colpo. Quest'uomo, in lacrime, piange i suoi colleghi morti e piange per la morte del padre, vittima anche lui del bombardamento, ucciso mentre dormiva. Non è la prima volta che la Russia lancia droni e missili sullo stesso punto a distanza di poco tempo. È una strategia studiata, denuncia Kiev. È accaduto a Odessa pochi giorni fa. I vigili del fuoco si sono salvati per miracolo. Intanto Kiev lancia l'allarme, la Russia è pronta a sferrare una nuova offensiva a fine maggio. A dirlo è Andriy Yermak, uno dei più stretti collaboratori del presidente Zelensky. Sui social sono sempre più insistenti le notizie che sarebbe imminente l'ingresso dell'esercito di Mosca nella città di Kharkiv, tanto che è dovuto intervenire il Ministero dell'Interno ucraino. È una notizia falsa, si legge nel sito ufficiale, messa in circolazione dalla propaganda russa. In Ghana, durante la visita di Stato, il presidente Mattarella parla di una collaborazione paritaria tra l'Italia e gli Stati africani. Luigi Ferraiolo. Esiste un'alternativa percorribile, concreta, all'immigrazione fuori controllo gestita dai trafficanti e l'esempio viene dal Ghana.
Domani ad Accra, la capitale del paese africano, Mattarella visiterà l'istituto Don Bosco, nel quartiere malfamato di Ashaiman, dove persino i taxi rifiutano di avventurarsi. Qui il presidente inaugurerà un progetto di formazione professionale, sostenuto da Confindustria Alto Adriatico, per insegnare le basi dell'italiano a giovani che poi verranno a fare degli stage nelle nostre fabbriche. Il piano Mattei, che il governo italiano ha lanciato, evocando, come ricordavamo insieme al presidente Akufo-Addo, un protagonista dell'amicizia tra Africa ed Europa e un protagonista dell'amicizia per l'indipendenza allora conseguita dai paesi africani, evoca appunto la volontà di collaborare sul piano paritario secondo le esigenze e le indicazioni dei paesi africani, cercando di coinvolgere in questo l'intera Europa. Incontrando il capo dello Stato ghanese, poi Mattarella ha detto che il fenomeno migratorio va convertito da fenomeno disordinato nelle mani di crudeli trafficanti di esseri umani in un fenomeno regolato da accessi legali, autorizzati, concordemente definiti. Il presidente ha anche visitato nel pomeriggio il castello di Christiansborg, da dove partivano le navi degli schiavi dirette verso l'America. Nel pomeriggio a Roma due autobus, uno del trasporto pubblico locale e l'altro di ATAC, si sono scontrati, tra i feriti anche una bambina di pochi mesi. Il servizio di Federico Plotti. Paura a Roma, nel quartiere di Monte Mario, quadrante nord-ovest della capitale, dopo un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pubblici. A bordo decine di passeggeri. La maggior parte non ha riportato alcuna conseguenza, sette i feriti, per fortuna in maniera lieve. Tra questi anche una bambina di appena due mesi. Dal Policlinico Gemelli, dove è stata portata d'urgenza, fanno sapere che la piccola sta bene e che le sue condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni, ma che comunque resterà sotto stretta osservazione per le prossime ore, per i prossimi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, un bus dell'azienda privata che ha in concessione il trasporto pubblico periferico, la Roma TPL, quello di colore bianco che vedete nelle immagini, avrebbe urtato all'improvviso un mezzo dell'ATAC della linea 913 che collega tutta la zona con il centro della città. Per cause ancora da accertare, l'autista avrebbe perso il controllo travolgendo l'altro autobus e finendo poi contro un marciapiede. Coinvolta nello scontro anche un'auto privata che era in sosta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta anche la polizia locale, che ha interdetto al traffico gran parte della zona dove si è verificato l'incidente. La municipale, che si occupa dei rilievi, sottoporrà entrambi i conducenti al narco e alcol test. Alla vigilia del 15° anniversario del terremoto che nel 2009 distrusse L'Aquila, per noi c'è nel capoluogo abruzzese Massimiliano Cochi. Buonasera Massimiliano. Sì, buonasera. L'Aquila si prepara a rivivere la sua notte più difficile. Esattamente 15 anni fa, alle 3:32 della notte, un devastante terremoto colpì la città, uccidendo 309 persone e radendo al suolo di fatto 56 comuni della provincia. Le immagini che state vedendo si riferiscono proprio ai momenti di quella notte. Tra poco più di un'ora, come ogni anno, una fiaccolata partirà da via 20 Settembre e, dopo aver percorso le strade del centro storico, una breve sosta davanti alla Casa dello Studente, che è uno dei luoghi simbolo di questo terremoto, raggiungerà il memoriale delle vittime che si trova in Piazzale Paoli. A seguire il cardinale Giuseppe Petrocchi celebrerà una messa nella Chiesa delle Anime Sante e poi alle 3:32 quello che è il momento più toccante e intenso, cioè la lettura dei nomi delle 309 vittime accompagnati da altrettanti rintocchi di campana. 15 anni dopo all'Aquila sono state ricostruite quasi l'80% delle abitazioni private e meno del 50% degli edifici pubblici, che vuol dire scuole, teatri, centri di aggregazione. Allora, accelerare la ricostruzione proprio di questi luoghi è l'obiettivo che ci si è dato per i prossimi due anni, del 2026, cioè quando L'Aquila sarà capitale italiana della cultura. Te Leonardo. Una scossa di terremoto ha fatto vibrare grattacieli e palazzi a New York per alcuni secondi, interrotta la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la scossa di 4.8 della scala Richter che ha fatto scendere la gente per strada è stata avvertita da circa 42 milioni di persone lungo la costa est da Boston a Filadelfia. Nel 2023 le famiglie italiane non sono riuscite a risparmiare, chiaro segnale della difficoltà economica che molte vivono. Raffaella Frullone.
Italiani popolo di risparmiatori, ma ora quel gruzzoletto, messo da parte una generazione dopo l'altra, rischia di scomparire. Non certo perché siamo diventati all'improvviso cicale, piuttosto perché l'inflazione riduce il potere d'acquisto delle famiglie in modo netto, costringendole ad erodere i risparmi di una vita. Viene così intaccato quel tesoretto senza il quale l'Italia, da sempre considerata affidabile sui mercati anche per l'entità del risparmio privato, si impoverisce. Il dato tocca il valore più basso dal 1995, fa eccezione soltanto per i due anni da pandemia da Covid, in cui lockdown, quarantene e restrizioni imposte ai cittadini e alle attività commerciali hanno fatto crescere, seppur in modo innaturale, l'accantonamento delle famiglie. La fotografia dell'Istat, secondo cui nel 2023, pur essendo aumentato il reddito disponibile, è cresciuta in modo sostanziale anche la spesa per i consumi finali, che registra un'impennata del 6,5%. A questo si aggiungono altri fattori, come l'aumento dell'IRPEF e gli ultimi anni con il conflitto in Ucraina e le sue ricadute sull'energia. E ancora il costo del denaro è salito, ma contestualmente non sono aumentati i salari, o meglio non a sufficienza per compensare l'aumento dei prezzi. Ci si trova così dunque a spendere di più e ad accantonare sempre meno. Le difficoltà delle famiglie partono spesso dalla mancanza di occupazione, un problema a cui cerca di dare una risposta il fondo Diamo Lavoro della Diocesi di Milano, Giorgia Bresciani. Cercavo, diciamo, l'opportunità di avere un lavoro più o meno che si assomigli al, diciamo, alla mia carriera, no? Visto che sono laureata in giurisprudenza e non essendo la laurea riconosciuta in Italia, era un po' difficile trovare un lavoro, però attraverso, diciamo, la fondazione che ha fatto il ponte, no? Il contatto con lo studio notarile, e mi hanno inserito nello studio notarile e grazie a Dio sono stata assunta. Mirildis è una delle quasi 600 persone che hanno trovato lavoro in questi 7 anni grazie all'accompagnamento del Fondo Diamo Lavoro, evoluzione del Fondo Famiglia Lavoro creato dalla Diocesi di Milano nel 2009 per offrire una rete di salvataggio a chi rischiava la disoccupazione a causa della crisi. Dal 2017, infatti, per rispondere alle nuove esigenze, si è trasformato in uno strumento di politica attiva del lavoro. Nel 2017 abbiamo continuato con il Fondo Diamo Lavoro solo con i tirocini, che ha accostato circa 3.600 persone, di queste circa 1.300 hanno fatto il tirocinio, hanno poi trovato il lavoro circa il 50%, e con questo strumento stiamo continuando. Significativi risultati raggiunti in 15 anni, sono stati infatti circa 34 milioni di euro raccolti e oltre 15.000 le persone senza lavoro accompagnate. Immagini suggestive arrivano dal Canada, dove la primavera inizia con una nevicata fuori stagione. Letizia Davoli. Se in Italia c'è un proverbio che dice aprile non ti scoprire, a maggior ragione ci sarà qualcosa di simile anche in Canada, paese decisamente più freddo del nostro. Tanto che se qui a inizio primavera bisogna uscire attrezzati per improvvise acquazzoni e ventate più fresche, a Montreal può non capitare solo la pioggia, ma anche tanta neve. 30 centimetri sono quelli che ieri hanno ricoperto la città, accompagnati da una tempesta di neve in grande stile. Nessuno stupore per i canadesi, ma qualche problema c'è stato. L'obbligo di equipaggiamenti invernali per gli autoveicoli è finito a metà marzo e molti si sono ritrovati in difficoltà, soprattutto lungo le autostrade. Peggio andata le centrali elettriche, che hanno lasciato al buio oltre 220.000 persone. Le previsioni avevano largamente annunciato l'arrivo della tempesta e molti erano preparati, ma i blackout e gli incidenti hanno messo in ginocchio la città per qualche ora. Chiuso anche l'aeroporto e diverse scuole. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento del tempo e un innalzamento delle temperature che aiuteranno un rapido ritorno alla normalità. Papa Francesco questo pomeriggio ha lasciato il Vaticano per andare a visitare la parrocchia di Sant'Enrico a Roma. Cristiana Caricato. La sua presenza sorprendente è stata veramente la presenza improvvisa della, ecco, veramente delle sorprese di Dio che ti fa nella vita. Abbiamo urlato il suo nome ed è stato bellissimo, perché proprio una gioia, è la gioia del Cristo risorto che è arrivata dopo Pasqua, è bellissimo. Papa ha voluto salutare i bambini, quindi siamo contenti di questo. Francesco lascia la borgata di Casal Monastero, periferia nord-est della capitale, intorno alle 17.40, accompagnato da un incoraggiante Daie Francais e dai sorrisi di piccoli nonni, genitori in attesa di poterlo salutare. Nel salone del complesso parrocchiale di Sant'Enrico ha appena terminato l'incontro con 35 sacerdoti dell'undicesima prefettura, un appuntamento rinnovato dopo la pausa dovuta all'influenza stagionale. Ancora una periferia romana dopo Primavalle, Villa Verde e Acilia, la quarta da settembre, per entrare nel cuore della sua chiesa. Molto bello,
vedere la sorveglianza di questi preti. Lavorano tanto. Tra i temi trattati, la delicata situazione nei penitenziari, la presenza dei cappellani del carcere di Rebibbia ha portato ad approfondire la situazione delicatissima delle condizioni di vita dietro le sbarre. Una delle emergenze in Italia è altissimo il tasso dei suicidi e così i cappellani hanno voluto condividere con il Papa in particolar modo la difficoltà di accompagnare coloro che sono più poveri e più soli all'interno della struttura detentiva. L'attenzione pastorale è distante, ma anche la vicinanza a quanti hanno lasciato il sacerdozio, poi il lavoro di preparazione per il prossimo giubileo, tra gli argomenti affrontati dal pontefice. Creatività, pensando ed immaginando percorsi che possano riavvicinare alla fede tanti e anche non rimanendo legati a vecchi schemi che in qualche modo ci bloccano nell'annuncio e nella testimonianza gioiosa della fede. Un incontro caloroso, familiare tra il Vescovo di Roma e i suoi sacerdoti impegnati in un territorio difficile dove non mancano emarginazione e ferite. Diversi parroci hanno potuto anche in qualche modo raccontare le fatiche che fanno nel dover a volte vivere con pazienza anche il loro ministero. E questo il Papa l'ha apprezzato molto e penso l'abbia colpito. Grazie. A Trieste, a luglio, le prossime settimane sociali della Chiesa italiana, al centro quest'anno la salvaguardia del creato. Rita Salerno. Declinare la partecipazione in chiave ecologica in vista della settimana sociale di Trieste in programma a luglio. Da questo spunto prende le mosse il 20° seminario nazionale sulla custodia del creato, occasione per fare il punto sullo stato dell'arte in Italia. In concreto si vuole capire come i temi ambientali oggi chiedono esattamente per essere affrontati in maniera adeguata non solo la partecipazione di tutti, ma un modello di partecipazione che chiede davvero il coinvolgimento delle coscienze. Meditazioni seguite da relazioni al mattino per fare posto nel pomeriggio a laboratori tematici per un confronto basato su esperienze concrete ad attestare un'attenzione alla crisi ambientale che nella Chiesa parte da lontano. Il tema del futuro del nostro pianeta, il Papa Francesco ce l'ha ricordato con insistenza nella Laudate Deum, ci riguarda tutti. È sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo. Sono le giovani generazioni le più sensibili al tema della salvaguardia ambientale, anche se non basta, a causa delle resistenze nei riguardi della conversione ecologica nella società civile. È molto importante coniugare ecologia con cittadinanza, e la cittadinanza la si vive a tanti livelli, anzitutto con una visione democratica, una visione che passa dalla consultazione al confronto a delle proposte molto chiare. Tornano i mattoncini più amati del mondo, ovvero quelli della Lego. Stavolta fanno tappa a Londra con una mostra originale dedicata ai capolavori dell'arte. Clara Iatosti. Antiche divinità, statue di imperatori, l'urlo di Munch ed il David di Michelangelo. Sono oltre 100 le sculture Lego esposte a Londra per la mostra Art of the Brick, letteralmente l'arte del mattoncino. Sono infatti composte da più di 1 milione di mattoncini assemblati per quasi 20 anni dall'artista statunitense Nathan Sawaya, per creare versioni rivisitate di alcuni dei capolavori più famosi al mondo, come Il Pensatore di Rodin, La Notte Stellata di Van Gogh ed Il Bacio di Klimt. Da bambino avevo i Lego, li avrei riscoperti più tardi nella vita come mezzo artistico, afferma Sawaya. Quando guardi le mie opere da vicino ti accorgi che sono fatte con questi piccoli rettangoli. Poi ti allontani e rettangoli ed angoli acuti si fondono in curve. È la magia di questi mattoncini. Using Lego bricks. Mescolate alle copie fedeli di opere celeberrime come la Gioconda di Leonardo, i visitatori troveranno anche creazioni originali come uno scheletro di dinosauro ed un busto con il petto lacerato da cui fuoriescono tantissimi mattoncini gialli. Penso che il ruolo di un artista sia quello di ispirare, conclude l'autore, quindi spero che entrando qui la gente sia spronata ad esplorare un po' della propria creatività. È tutto, dopo il telegiornale il film Ritorno alla vita. Buona serata.